L'Arzilla al momento è tranquilla, ma questo a voi non soddisfa. Che cosa intendete fare per l'incolumità delle persone? Noi cerchiamo dalle istituzioni una risposta, ma che siano quelle che di interventi che devono essere fatti, interventi risolutivi ed importanti. Per questo occorrono delle risorse e queste devono essere stanziate da chi di dovere. Cosa avete fatto fino adesso per ottenere questi risultati? Abbiamo cercato di sensibilizzare in continuazione le amministrazioni e le persone degli assessori del comune di Fano. Abbiamo fatto innumerevoli riunioni, però a tutt'oggi ancora non sappiamo, a dire delle amministrazioni comunali, quali siano le competenze su questo torrente per gli interventi. Chi sono i soggetti interessati? La Regione Marche, perché con la chiusura delle province la Regione Marche nel genio civile si è preso carico di questo problema. Il Comune di Fano, la provincia, il consorzio di bonifica, questi sono gli attori principali che possono intervenire sul torrente. La responsabilità dell'amministrazione comunale in merito a questa situazione di fatto, esistono ancora inadempienze? Allora, l'amministrazione comunale ha fatto quello che è, diciamo, nel suo raggio operativo, ovvero abbiamo fatto la pulizia della vegetazione, e le competenze del comune sono per la polizia ordinaria, e quindi polizia ordinaria inteso poi in un'area che arriva poco dopo il ponte del Carmine. Questo è quello che è stato realizzato. Noi oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa però per segnalare il fatto che qui c'è un rischio altissimo proprio per l'incolumità delle persone, cioè quindi alle mie spalle abbiamo case, persone che rischiano la propria incolumità, quindi, come dire, le cose da fare non sono state fatte. Qui alle mie spalle vediamo il torrente e vediamo che la sezione del torrente si è alzata di un paio di metri, quindi anche come segnalata la relazione fatta da questa società commissionata al Comune di Fano, è importante pulire subito e ripristinare la sezione del fiume. Dopodiché indicano anche la questione di fare dei tagli della vegetazione selettiva, nel massimo rispetto ovviamente dell'ambiente, ma anche poi di fare delle aree di laminazione dove chiaramente si va a attenuare in caso di piena il fenomeno atmosferico. E queste cose qui potrebbero ridurre di un bel 30-40% il rischio, quindi riportare alla degna come dire, situazione che una città come Fano e un quartiere come questo qua dovrebbe avere normalmente.